ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi lo state già vedendo dalla gallinella e dal tutto lo sfondo che c'è, parliamo di What the Hen, ragazzi. Stiamo parlando di What the Hen, Charged Monkey, lo sapete benissimo, la casa produttrice di questo meraviglioso videogioco per Android che ha davvero un bel seguito da parte della produzione. Gli stanno davvero tanto dietro, ci continuano a regalare migliorie fino ad arrivare finalmente, speriamo il più presto possibile, a giocare contemporaneamente in tempo reale One versus One. Di che cosa vogliamo parlare oggi, ragazzi? Beh, ragazzi, oggi è sugosa, c'ho un bel po' di puntate dedicate all'aggiornamento, lo vedete là in alto, infatti, ragazzi, update. Andiamo a parlare ancora di questo aggiornamento che è già in corso per i nuovi giocatori. Vi ricordo che se siete nuovi e non avete ancora giocato a What the Hen e lo scaricate, avrete già il gioco aggiornato, mentre per noi poverini che giochiamo da un po' più di tempo ancora non possiamo sfruttare appieno questo aggiornamento, che è veramente, ragazzi, ricco di modifiche che neanche vi sto a dire, ce ne sono tantissime. Oggi però, ragazzi, voglio farvi vedere le nuove abilità in anteprima che sono state inserite in What the Hen. Quindi voglio squisquigliare, ragazzi, non siamo qua a perdere tempo. Vi ricordo, mentre stiamo perdendo un po' di tempo, di mettere un bel like se vi sta piacendo questo video, ragazzi, se volete che continuo a portare gli aggiornamenti di What the Hen. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. La prima nuova abilità, ragazzi, prac, spina nel fianco, ragazzi, un'abilità che ha solamente il nostro Arkinson normale, quindi non il Cupido, scusate, ho la voce un po' nasale, sono raffreddato. Spina nel fianco, ragazzi, ogni terzo attacco, ok, causa il 50% di danno in più al nemico attaccato. Quindi il nostro Arkinson, che non ha solo questa abilità, adesso vi mostrerò anche quell'altra, molto più interessante, diciamo, e non è l'unico che ce l'ha, ha come abilità unica di quella che stiamo parlando adesso la spina nel fianco, quindi ogni terzo attacco il 50% in più di danno all'avversario. Sciame! Cosa vuol dire, ragazzi? Non è che evoca le api col miele, no! Sciame ce l'ha solamente Arkinson normale e ce l'ha anche il chiappacolpo, se non ricordo male, il chiappacolpo, sì, praticamente eroi multipli appaiono nello stesso momento. Questo vuol dire, ragazzi, che al costo di uno ne avremo due. E infatti con il nuovo aggiornamento, quando andiamo a evocare il nostro Arkinson o il nostro chiappacolpo Proot, ne escono due contemporaneamente che hanno lo stesso medesimo attacco. Andiamo avanti ancora, ragazzi. Track, nuovissima abilità anche questa, cacciatore di evocatori, ragazzi. Ce l'ha Andre Semplice e ce l'ha anche un elfo, non ricordo adesso bene chi sia. Attacca solo l'evocatore. Non so se vi ricordate, ragazzi, non ricordo avessimo con la versione che conosciamo tutti delle abilità che attaccano solo l'evocatore. Non me ne viene in mente nessuna, perché viene in mente Manny la talpa, che però lui tira e poi modifica anche a Manny, cioè poi ne parleremo, ragazzi. Andre Semplice è un altro degli elfi che non ricordo chi è, attaccano solo l'evocatore, diciamo un simile Grider, ecco, se volessimo essere paragonati a Clash Royale. Decadimento, ragazzi, nuovissima anche questa, la salute dell'unità si consuma lentamente, e questa abilità ce l'hanno Mister Fermino e ce l'ha il teletrasporto, credo non ce l'abbia nessun altro. Praticamente sembrerebbe, appunto, dovremmo vederla provata, in realtà io non le ho ancora viste provate, la salute cala molto molto più piano se attaccata dagli avversari. Magari si intende se sono avvelenati, magari si intende, non lo so anche neanch'io che cosa, però questa è la nuova abilità numero 4. Numero 5, ragazzi, abilità utile. Allora, la salute, no, sto leggendo quello sopra. L'abilità utile, ragazzi, ce l'ha Berta Bionda, ce l'ha, quindi alla Berta gli viene ridata una nuova abilità, causa meno danno
all'evocatore. No, non ce l'ha solo la Berta, ce l'ha anche un'altra truppa, mi viene in mente, non ricordo anche qua quale sia. Praticamente, per chi non lo sapesse, ma lo sapete tutti ragazzi, con l'aggiornamento che è uscito una settimana e mezza fa, hanno tolto la possibilità alla nostra Berta di andare direttamente a colpire anche l'evocatore oltre a tutte le truppe, mentre nel nuovo aggiornamento viene ridata la possibilità a Berta di attaccare l'evocatore con un po' di danno in meno rispetto a quanto farebbe normalmente colpendo gli eroi nemici. Puff puff, questa ragazzi ce l'ha solamente Spinoso, il cactus che cammina tutto così, quello che cammina tutto così ragazzi, attacca due bersagli nello stesso momento. Quindi ragazzi, non so se vi ricordate, l'abilità attuale di Spinoso è quella che ha i razzi come all'inizio, come Muzzi, che poi Muzzi ragazzi non avrà più i razzi, poi ve lo spiegherò più avanti. Spinoso praticamente, al posto che avere il triplo attacco sullo stesso avversario, attacca contemporaneamente due bersagli nello stesso momento, ovviamente non tre volte. Avvelenatore, e voi direte Xyuder, Xyudev, cosa mi stai dicendo? Avvelenatore c'era già come abilità. Bravi, bravi, che lo vedo che siete attenti. Avvelenatore c'era già come abilità. Hanno fatto una modifica all'abilità stessa e praticamente adesso non c'è più la percentuale di poter avvelenare l'eroe. Parliamo ad esempio di Gretta Verde che aveva come abilità avvelenatore, ma adesso ragazzi l'avvelenatore avvelena i nemici per 3 secondi sempre. Quindi ragazzi, un'abilità che va subito e sempre a segno. E vi ricordo ragazzi che l'avveleno, quando avveleniamo i nemici avversari, potrebbe essere sfruttata con le abilità che vanno a danneggiare di più gli eroi nemici avvelenati. Uscita rabbiosa ragazzi, vediamo se indovinate chi è che c'ha uscita rabbiosa. È un'abilità unica. Bravi, Rosy la rossa, Rosy la rossa lascia l'incantesimo furia per 6 secondi dopo la morte. Quindi aggiungono a Rosy questa abilità di far infuriare tutte le truppe nell'area per 6 secondi dopo la morte. Siamo quasi arrivati alla fine ragazzi, ne mancano solamente 3, ma io di questi 3 voglio 300 milioni di like su questo video. No dai ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like se ancora ve lo siete dimenticati e cliccate quel bottoncino lì che non vi costa niente, iscrivetevi al canale, cliccate quel bottoncino là che vi costa sempre di meno. Grazie ragazzi, grazie a tutti, andiamo avanti ragazzi. Wow! Spauracchio ragazzi, questa è un'abilità unica che ce l'ha il coniglio divertente, carta ancora impossibile da trovare per chi gioca da un mese e mezzo, due, anche di più in realtà, a What the Hand. Praticamente l'abilità fa scappare i nemici in prima fila per 4 secondi, quindi molto divertente, lo sappiamo che... Ah, coniglio divertente! Lo sappiamo ragazzi, questo coniglio sembra essere simpatico e divertente, ma in realtà fa abbastanza paura quando apre la bocca. Morte congelante ragazzi, questo ce l'hanno in due e uno dei due è Alfred il maggiordomo, e molto semplicemente alla morte della truppa rilascia l'incantesimo congelatore per 3 secondi. Ce l'ha anche il Fido Ragnetto Guardiano, adesso mi ricordo, il ragno dei Sede Robots, quindi alla morte 3 secondi di congelatore, perché non di microonde. Che brutte battute. L'ultima ragazzi, l'ultima abilità di oggi, eccola qua, di oggi, di questo aggiornamento, cacciatore a distanza ragazzi, dà la priorità di attacco alle truppe a distanza, e stiamo parlando nello specifico di Muzzi. Qua vi faccio lo spoilerino ragazzi, ci saranno delle novità anche sulle abilità di Muzzi. Con questa nuova abilità che gli viene inserita, attacca principalmente le truppe lontane, ed effettivamente ha un po' senso perché era troppo OP giocare Muzzi che oltre a sparare miliardi di razzi uno dietro l'altro ti colpiva pure le truppe davanti che stavi giocando per andare a counterarla, mentre questa abilità permette a Muzzi di colpire le truppe a distanza. Beh ragazzi, queste erano tutte le nuove abilità che sono state introdotte in What the Hand. Vi voglio anche dire altro spazio
spoilerino, spoilerello, che sono state tolte delle abilità, ma adesso non andremo ovviamente a parlarne, sarà argomento del prossimo video. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero di vedervi a tutti in live alle 14 o alle 21 e noi ci vediamo presto! Ciao!